Ragazzi, volevo informarvi che sarò al Video Games Show venerdì, sabato e domenica insieme a Fuse, Tony, Tatino e tantissima altra gente. Quindi, se volete, io sarò lì. Trovate tutte le info in descrizione. Ci vediamo a Napoli con la pizza. Bella, ragazzi! Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice Justice avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima, ragazzi, qui è Justice Isoli, siamo tornati in questo nuovissimo video. Apriamo i premi del FUT Champions. Tantissima roba, questo video lo sto registrando alle 3, non so neanche se ve lo metto oggi, se ve lo metto domani, non so quando ve lo metto, ma ve lo metto perché c'è un Team of the Week di tutto, tutto rispetto. Abbiamo, come potete ben vedere, Agüero 90, Agüero 90, con 90 velocità, 90 tiro, 91 dribbling. Abbiamo Cavani, abbiamo Perotti, vabbè Perotti, abbiamo Godin, abbiamo Hummels. Abbiamo tantissimi giocatori veramente interessanti. Quindi andiamo a riscattare i nostri premi. Come vi avevo anticipato in live, ho fatto solamente Euro 3 perché mi mancavano da giocare, mi sembra 11 o 12 partite. Quindi è andata malissimo perché non ho avuto proprio tempo di giocare venerdì e neanche sabato mattina, quindi una merda. Però i premi comunque sono buoni, sono meglio rispetto a quelli di Euro 2 secondo me, perché Euro 2 ti dà due mega pacchetti rari, ma mentre qui ti dà un pacchetto giocatori, solo giocatori, quindi un pacchetto solo giocatori ce l'abbiamo, che secondo me è molto ma molto importante. Ovviamente non troveremo nulla, ma non ci interessa, quello è secondario. Comunque abbiamo delle possibilità interessanti. Allora, due pacchetti mega e un pacchetto giocatori rari. Sono tre buoni pacchetti in realtà. Pacchetti mega sono buoni anche per i consumabili, quindi non si butta niente. E il pacchetto giocatori rari, che è tanta roba, signori, è tanta roba. C'ho spesso ci ho trovato tanta roba buona. Magari oggi troveremo Agüero, una leggenda, Ronaldo, Messi, chiunque. Quindi andiamo ad aprire. Questo video durerà pochissimo anche perché ve lo vorrei caricare stesso oggi. Pacchetto mega, signori. Pacchetto mega, no, ma mi sembrava un walkout perché si è frizzato ma per un microsecondo, mentre è solamente Oscar, che in realtà non è neanche uno dei più brutti della storia, perché qualcosina in teoria dovrebbe valere. Poi vediamo un po' se abbiamo tantissimi giocatori che noi teniamo per i motivi che sapete bene, quindi Scorbilling Challenges, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo anche la divisa dei Seattle Sounders, quindi questa dovrebbe valere se non erro, questa mi sa che vale, anche perché sono su Xbox e c'è scritto Xbox, quindi non vorrei che questa vale più dei giocatori che ho trovato, ma me la tengo perché sinceramente per 1000 crediti sti casi. Vediamo un secondo al volo quanto vale Oscar, anche se penso valga sui 2-3000 crediti, infatti è così, anche meno probabilmente, lo mettiamo in vendita e sciallissima, 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 via. Primo pacchetto una merda, usciamo dal negozio. I pacchetti mega spesso possono riservare le sorprese, raga. Spesso possono riservare le sorprese. Vediamo se c'è qualcosa di speciale, non c'è niente. Anzi, magari vi dico, ci apriamo prima un pacchetto da 7500 per stemperare un attimo la tensione, che veramente si taglia con un grissino. Chi è? Eppure buono, Sommer, 84. 84, direi che va abbastanza bene, ma questo è un pacchetto tanto per. Non ce l'ho neanche, che l'ho usato nelle Scorbilling Challenge. È importante credere nel cuore delle carte. Via, pacchetto mega. Attenzione, non è walkout purtroppo, ma è un giocatore di merda. Era meglio Sommer probabilmente. Luke Shaw, che potrebbe in realtà valere qualcosa, ma una veramente una cosa scandalosa. Scandalosa. Teniamoci qualche contratto, un paio di forme fisiche e poi è finito praticamente. Quindi va bene. Abbiamo praticamente tenuto tutto il pacchetto, ridendo e scherzando. Vediamo quanto costa Luke Shaw. Luke Shaw che costa, attenzione, 4, cioè attenzione, 4000 crediti, signori, 4000, cioè è onesto, non pensavo costasse così tanto, non so perché costi così tanto, non vorrei ci sia qualche Scorbilling Challenge, non lo so, ma va bene. Pacchetto giocatori rari, signori, apriamoci di nuovo il pacchetto da 7500, l'ho aperto da 5000, sono un idiota, sono un completo idiota, l'ho aperto da 5000, va bene, va bene, grande, grandissimo, va bene. Apriamoci un pacchetto da 7500 prima di aprirci quello là, perché io voglio, mamma mia, seppure qua mi sembrava Walker, perché certe volte si frizza per un microsecondo, ma deve proprio frizzarsi per un paio di secondi per essere walkout, quindi non va bene. Cacciatore però troviamo, quindi pure questo è stato un pacchetto decente. Signori, signori, il pacchetto da 50.000 crediti, andiamo ad aprirlo. Io, vai! Non è walkout, il mio computer che fa versi strani, però potrebbe essere un giocatore decente, portiere Art. Ma porca di quella porca! Ma porca di quella porca! Io non troverò mai nulla di buono nei premi del FUT Champions, raga. Cioè, è proprio scritto. Mi sembra che una volta solo ho trovato Diego Costa e Lacazette nello stesso pacchetto e basta. Il resto una merda, veramente. Cioè, Art non varrà nulla probabilmente. 5000 invece. 5000 crediti.
Per quale cazzo di motivo vale così tanto? Vabbè. Comunque, mandiamo la lista, visto che vale così tanto, tanto non lo uso. E poi non penso ci sia niente di che. Voglio controllare se c'è qualche Squad Building Challenge particolare per cui questi giocatori valgono così tanto. Quella degli if dei garantiti dovrebbe essere terminata, quindi non so se hanno messo qualcosa nuovo, di nuovo. No, non hanno messo niente, infatti è strano, è veramente, veramente, veramente strano. Va bene, comunque, non riusciamo a sculare, cioè è qualcosa di incredibile. Non so che cosa inventarmi per sculare in questo cazzo di Champions. Non so che se arrivassi nella top 100 probabilmente il migliore sarebbe l'if più scrauso della storia. Ma va bene, voi lasciate comunque un bel mi piace e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao!